Così arrivammo al centro di Mafiopoli, la turrita città piena di gente che fa per professione l'ingannapopoli. In queste zone non si poteva parlare di mafia. E avevamo un po' paura tutti, Peppino invece no. Peppino era un siciliano libero. Era un comunista, era un rivoluzionario comunista. La famiglia di Peppino era una famiglia storicamente mafiosa. Da bravo figlio del 68 rompe con il padre e rompe anche con la madre. Peppino lo fece ammazzare badalamente. Io non avevo niente da pentire. Quello che ho fatto in vita mia lo ritornerei a fare. Abbiamo trattenuto le lacrime, ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti. A prima vista è un fenomeno locale, riguarda una parte di questa regione, la Sicilia occidentale, e all'interno una serie di zone e di paesi che sono generatori e vorrei dire anche esportatori di mafia. Un paese come Cinisi, ad esempio, è un antico centro di mafia. Paese di questo genere, che cos'è la mafia? È un sistema di mediazione sociale in cui certi personaggi influenti, sia con il povero contadino, sia con il grande avvocato, si presentano come mediatori, sempre disponibili a trovare la soluzione del problema. Siccome molto spesso questa mediazione non funziona, questa bonomia apparente ha sempre dietro la minaccia di risolvere la questione con la violenza. La mia famiglia era una famiglia di origine mafiosa. Mio zio Cesare Manzella, che era sposato con una sorella di mio padre, era il capo della cupola negli anni 60. Cesare Manzella viene ucciso il 26 aprile del 1963, la prima autobomba nella storia dei delitti di mafia. Io avevo appena 10 anni, Peppino ne aveva 15, siamo andati a vedere quello che era successo nella tenuta di Cesare Manzella. Ma la società è formata di questa gente? Sì, sì, purtroppo sì. Fu colpito sto ragazzo. Quel delitto per noi è stato un trauma. Peppino, rivolto a me, si è espresso in questo modo: se questa è mafia, io per tutta la vita mi batterò contro. Da lì inizia la sua rottura all'interno non solo della società, del paese Cinisi dove viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia. In un meccanismo di società locale in cui la mafia ha talmente tale influenza, è evidente che la famiglia che è influenzata dalla mafia, in cui esistono elementi mafiosi, diventa, diciamo, la cellula più compatta e più impermeabile di questo universo. Peppino è un caso unico. Non c'è un altro caso di militante, di attivista, diciamo, la lotta contro la mafia che proviene da una famiglia mafiosa, e famiglia mafiosa di serie A. Per Peppino è il problema del suo sangue, il problema delle sue radici, il problema della sua stessa esistenza. Piano piano è cresciuto questo ragazzo, che ha cominciato ad aprire un po' gli occhi, a capire qual era il contesto che lo circondava. Lo zio Matteo, che era un liberale, era di idee molto aperte. E Stefano Venuti,
che è stato il fondatore del Partito Comunista Cinese. La figura di questo pittore anticonformista, Peppino, ha emanato un fascino particolare. E hanno avuto un ruolo importantissimo in quella fase di formazione del suo carattere, della sua sensibilità. Assieme a un gruppo di suoi amici e compagni fonda il giornale L'Idea Socialista. Eravamo negli anni 60. Col giornale che cosa fa Peppino? Mette in evidenza i rapporti fra il potere politico, gli amministratori locali del mio paese di Cinesi e la mafia. Io dormivo a pian terreno, mio fratello a primo piano. Senti, mi ricordo figlio, cominciò con la mafia. Che fumolare, cioè, come marito che ci combatte ora. Tu questo non lo puoi fare, perché tu non sai a quale famiglia appartieni. Arrivai alla politica nel lontano novembre del 65, su basi puramente emozionali. A partire, cioè, da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta ormai insostenibile. Con la famiglia dei Badalamenti c'erano buoni rapporti. Erano molto amici di mio padre. Erano due amici fortissimi, forti! Abitavamo vicini, Caetano Badalamenti veniva spesso anche in questa casa. Perché era il braccio destro di Manzella, Badalamenti. E la corona imperiale fu lasciata a Badalamenti e diventò il padrone del suo paese. Mia madre non voleva mafiosi in casa. Io gliel'ho detto a mio marito, bada, che tu la gitanza in questa casa non ne devi portare. Dopo la ribellione di Peppino, anche lei comincia a capire realmente chi era il marito e in quale ambiente viveva. Mio padre, capo del piccolo clan e membro di un clan più vasto con connotati tipici di una società tardo contadina e pre-industriale, aveva concentrato tutti i suoi sforzi fin dalla mia nascita nel tentativo di impormi le sue scelte ed il suo codice comportamentale. È riuscito soltanto a tagliarmi ogni canale di comunicazione affettiva ed a compromettere definitivamente ogni possibilità di espansione lineare della mia soggettività. Mio padre ammirava moltissimo Peppino, era orgoglioso di questo figlio così vivace, molto intelligente, che studiava. Chiaro che ne voleva fare una persona come pensava lui, non c'è riuscito. Per un mafioso questo è il totale fallimento. Quando parliamo di rottura noi dobbiamo essere chiari. Non è stata una mancanza di affetto nei suoi confronti, ma un modo di non condividere le sue scelte, le sue idee. Anche mia madre soffriva, voleva salvare a tutti i costi la famiglia. Io ho tenuto la famiglia unita, tutti i fratelli ero padre. Tentava di proteggerci come poteva, però soffriva perché la cosa gli sfuggiva dalle mani. Le volevo far mettere d'accordo, non ci potte. Peppino viveva malissimo, viveva fuori di casa, poi rientrava. E quando mio padre lo buttava fuori, prendeva un po' le distanze da questo figlio ribelle. Poi forse si vendeva mio marito. Allora, giornate di festa, che saccio, Pasqua, Natale, così, si chiama. Chiama, disse. Era un periodo importante dal punto di vista dell'impegno politico, già si avvicinava il 68, Peppino è stato coinvolto da quella rivolta giovanile. Aveva vissuto l'esperienza della marcia della pace organizzata assieme a Danilo Dolci, che per lui era un punto di riferimento importante. Peppino comincia le battaglie nel sociale a favore dei contadini che venivano espropriati dei terreni per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi. Negli anni 50 si prese la sciagurata decisione di costruire un aeroporto che servisse la città di Palermo.
lo fecero a Cini, su un lembo di terra circondato dalle montagne. La decisione venne presa dalla regione siciliana, ma dietro c'era la forte pressione della mafia di Cinisi, il cui capoccia allora era Cesare Manzella, zio di Peppino Impastato. Il controllo di un aeroporto per un boss mafioso significa avere mano libera nell'organizzare i viaggi con l'America, i traffici di armi e di droga. Fatta la prima pista, o anzi le prime due piste, che sono una il prolungamento dell'altra, ci si è accorse che quando c'era forte vento gli aerei non potevano atterrare. 10 anni dopo si pensò di fare una pista trasversale. Questa volta si venivano a intaccare i terreni più produttivi del paese, in questa contrada che si chiama Molinazzo, dove vivevano circa 250 famiglie di Cinisi. Parecchia gente si è vista buttare a terra la casa dove viveva regolarmente. Ci sono stati quasi un anno e mezzo di lotte. È stata in questa occasione che ci siamo conosciuti e abbiamo lasciato un rapporto politico con Peppino. Uno dei periodi più belli è stato il periodo della Scaridda. In quella piccola spiaggetta vicino al Molinazzo, dove si sono svolte le lotte contadine, c'è anche un Peppino che voleva vivere fino in fondo la sua vita. Passeggiate non erano mai banali. Aveva sempre voglia di andare più avanti, andare a capire cosa c'era dopo, o in collina o a mare. Una persona molto semplice, molto disponibile. A volte si scherzava a casa, oppure andavamo in giro la mamma Felicia. Mia figlia, che allora aveva 3 anni, appena vedeva Peppino, gli dava la mano e se lo portava fuori. Lo sbancava, gli faceva comprare tutto, caramelle, gelate, eccetera. Peppino viveva sino con 200-300 lire che gli dava la zia abitualmente. E ogni tanto mi diceva, mi dai una sigaretta. Capivo che non avevo più neanche i soldi per comprarsela, per cui gli davo le mie. Peppino era molto timido, con le ragazze soprattutto. Un rapporto proprio diretto con noi non c'era, c'era un rapporto di gruppo, tutti assieme, si stava benissimo. Lui non voleva essere un leader, non ha mai detto di essere un leader, però noi lo vedevamo così. Peppino è stato per me un grande amico e soprattutto un grande maestro. Credo che mi abbia insegnato molte cose, ad essere allegro, ad essere molto riflessivo, a non essere troppo impulsivo. Quando arrivavo a Cinisi, io da lui apprendevo molte cose che non sapevo, e che non, quindi per me è stata una specie di apprendistato, diciamo, stare vicino a Peppino. Certo è una persona seria, cioè, però nei momenti di vita sociale era un compagnone. Gli ideali di Peppino, così come gli ideali di quegli anni, di centinaia di migliaia di giovani, erano legati all'idea di uguaglianza, di riscatto, di emancipazione dei poveri, di coloro che erano sfruttati. La voglia di vivere. Peppino non era il compagno inquadrato, il politico, si fa solo questo, no. Era anche la gioia. A Cinisi i ragazzi avevano bisogno di qualche sfogo. Non è che c'era niente in quel periodo nella zona. Assieme a Peppino ed altri abbiamo creato il Circolo Musica e Cultura. Per noi giovani è stato importantissimo, è stato un punto di riferimento. Era una delle poche realtà per cui veniva il ragazzino di qualsiasi tipo di famiglia. L'operaio, lo studente. La Musica e Cultura ha cominciato a vedere che esisteva un altro mondo, un'altra realtà. La musica, il cinema, l'arte in genere erano dei mezzi di comunicazione importanti per cercare di sensibilizzare un po' la gente
soprattutto i giovani e portarli un po' all'impegno antimafia. Si comincia a Latina nel 75 e si va avanti per un paio d'anni a ritmi molto intensi. Cominciano le prime battaglie, le prime denunce molto forti. Parliamo di 30 anni fa, quando la cappa mafiosa era vivibile giornalmente per strada. E all'interno di questo circolo musica e cultura c'era il collettivo femminista. Per Cinisi era una grande novità lavorare insieme, ragazzi e ragazze. Noi lo facevamo, se c'era da trasportare quadri quando si facevano le mostre lo facevamo anche noi, piantare i chiodi, tutto quello che c'era da fare lo facevamo insieme, fianco a fianco, ed era una cosa bellissima. Noi qua discutevamo del dovere chiedere ai genitori il permesso per andare a lavorare. A quell'età si pensa di dover cambiare una società che invece era contro di noi. Erano delle puttane, delle persone che organizzavano dei collettivi femministi non potevano essere altro che questo. Una delle esperienze più interessanti è quella legata alla mostra itinerante sul territorio. Una dozzina di pannelli molto grandi, con foto e didascalie precise, per denunciare tutto quello che era successo dagli anni 50 in poi in questa fetta di territorio. La cronistoria di una devastazione infinita, con l'abusivismo edilizio, la cementificazione delle coste, le cave che avevano divorato i fianchi delle montagne, il controllo su tutte le attività produttive nel territorio da parte della mafia, era tutto uno scempio. Siamo andati a fotografare una casa abusiva vicino al mare, i muratori ci hanno quasi aggredito e ci volevano togliere la macchina fotografica e noi ce ne siamo andati. Però la casa l'avevamo già fotografata, quindi però è stata messa nel tabellone. Ci negarono la piazza. Parlando con Peppino abbiamo detto: queste cose dobbiamo portarle fuori. Ma come facciamo? Non li facciamo poggiare sul suolo, perché non occuperemo il suolo pubblico, li porteremo di peso e li terremo sempre in movimento. Abbiamo fatto il giro di tutti gli angoli più frequentati del paese, la piazza, il corso principale, gli angoli dietro la piazza. C'erano persone che appena ci vedevano avvicinare con i cartelli si giravano dall'altro lato e noi giravamo attorno a loro e gli ponevamo i cartelli davanti agli occhi in modo che dovessero proprio leggerli e vederli. Lì si ballava, ci si divertiva pure, però si dava un senso a quelle cose, si rifletteva veramente e si decideva l'impegno che noi dovevamo portare avanti. Lì c'è un Peppino scanzonato, ha organizzato i concerti, ha organizzato il cineforum, organizzava un carnevale alternativo dove veramente faceva divertire la gente. Tanti ci consideravano un po' troppo folli, insomma, per quei tempi. Avevamo 20 anni, avevamo degli ideali, credevamo di riuscire a fare qualcosa, però volevamo anche giocare e divertirci. Facevamo le serate di discoteca, facevamo i balli in maschera, facevamo le scampagnate, le grigliate fuori o questo genere di cose. Cioè non eravamo degli alieni, eravamo dei ragazzi come tutti gli altri. Peppino ha intuito il principio che le proprie idee bisogna saperle diffondere e la radio era proprio lo strumento per arrivare là dove magari la gente, rimanendo a casa, preferiva ignorare alcuni argomenti. Scaturiva tutto fuori dalle iniziative di Peppino, dalle idee di Peppino. Noi eravamo molto vicini a lui, era trainante. Quando abbiamo occupato la radio mi ricordo che lui mi aiutava spesso a fare le trasmissioni, insomma facevamo sempre trasmissioni assieme. Ci siamo procurati un trasmettitore militare al mercato delle Pucce a Palermo, l'antenna, poi avevamo degli amici tecnici e poi si andava a provare dove il segnale arrivava, perché arrivava sul golfo di fronte, Cinisi e Terrasine, poi oltre la montagna non ci arrivava.
a secondo il tempo, il vento, meno all'Istegnano non arrivava oltre, diciamo, a Castellammare. Peppino mi disse: abbiamo una radio, hai intenzione di lavorarci, mi sembra che tu non vuoi più fare niente, è come se mi avesse dato uno schiaffo. Da quel momento gli ultimi mesi sono stati quelli più intensi che abbiamo vissuto assieme, soprattutto nel portare avanti questa trasmissione Onda Pazza, che era una trasmissione satiro-politico, schizofrenica, in cui non c'era pietà per nessuno. Dicevamo che la mafia locale gestiva certe cose, facendo dei nomi e dei cognomi che in quel periodo non dovevano essere fatti. La satira era lo strumento per mettere in ridicolo i ben pensanti, i responsabili politici del paese e soprattutto i mafiosi. Onda Pazza rappresentava l'amministrazione locale. Cinisi era Mafiopoli, il nostro municipio era il Maficipio di Mafiopoli, il nostro corso era Corso Luciano Liggio, nonché il grande capo Tano Seduto. Peppino diceva sempre che a Cinisi non si muove foglia che Don Tano non voglia. E rappresentava queste sedute della nostra amministrazione, della giunta comunale, dove si dibattevano le gare di appalto. Si arriva Onda Pazza, la trasmissione schizofrenica di Radio Auto, la trasmissione di fantapolitica di Radio Auto. Un bambino portò un lenzuolo bianco alle 5 della sera. Ma alle 5 della sera in Mafiopoli si riuniva la commissione edilizia. Eh sì, siamo nei paraggi del Maficipio di Mafiopoli. Esattamente del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Un campeggio nel nostro demanio comunale che era stato privatizzato e quindi hanno tolto la nostra spiaggia. Ci sarà un porticciolo bellissimo da dove le nostre merci potranno partire indisturbate, le nostre canoe cariche di eroiche merci. 6 miliardi concessi dalla cassa per la mezzanotte. Parola di Tano Seduto, grande capo. Sì, sono sempre gli argomenti con i quali il grande capo Tano Seduto ha imposto la sua legge. Il grande capo Tano Seduto si aggira come uno sparviero nella piazza. Si aspetta il verdetto. Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutti qua. C'è mano cusuta mano, poi c'è Guarara Galante. Eccolo là, con il suo bel pennacchio. Poi c'è anche l'esploratore, il pari. Deve essere un pari d'Inghilterra. E infine, a presiedere questa seduta, veramente in tutta la sua maestosità, c'è il grande capo, i due grandi capi. Tano Seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli. Sì, i membri della commissione discutono, c'è qualche divergenza, ma sono fondamentalmente d'accordo. Si è conclusa la riunione della commissione edilizia di Mafiopoli. Il progetto Z11 è stato approvato. Grandi capi delle grandi famiglie ringraziano. 600 metri quadri di interrato. Il progetto Z11 è passato. Cercavamo di sminuire l'intoccabilità di questi personaggi e in particolar modo di Gaetano Badalamenti. Si muoverà foglia senza il nostro consenso. Che Tano non voglia. L'essere preso in giro per un mafioso è una questione d'onore. Noi abbiamo un proverbio siciliano che dice: un rispetto è immisurato, culo porta, l'ave portato.
E noi mancavamo di rispetto a Don Tano, che era in assoluto il capo di Cosa Nostra. C'è uno sketch famoso, quello della festa della ricotta. È sempre onda pazza, è in corso il programma speciale sulla sagra della ricotta o sulla ricotta sacra. Ore 15.30, distribuzione gratuita di ricotta in ciotole. Tutto a pigliare a ricotta. A ricotta. Ci viene un cacarone a tutti. Ma così si fa? E anche a Don Tano gli si è chiesto: Don Tano, ma lei... Don Tano, cioè se si fosse a Don Santirene cosa luce? Vetoso, damucci cosa luce ai picciotti. Ma che paga vossia, Don Tano, paga vossia. È un santo cristiano, veramente. Ave lo posto che se merita. Lo posto giusto, veramente. Grazie, grazie. Un applauso per Don Tano, bene. Viva Don Tano! Evviva, evviva! Ma se ne pigliasse la tanticchia. Mi sento un dolore di panza. Ma ci sta bene un caca con una bossia? Sto attento a come parli. Perché lontano un caca e se caca caca d'oro. Ecco, lo facciamo parlare in questo modo. I miei metodi funzionano sempre. Lontano badalamenti, un grande capo. Quando lui passava a Cinisi, le persone quasi quasi si inchinavano al suo passaggio. Peppino si permetteva di ridicolizzarlo, fare ridere tutte le persone di Cinisi. I ragazzini che incominciavano a ripetere Tano seduto, i bambini che chiaramente non capivano, però sentivano queste trasmissioni, anche loro si divertivano, la gente l'ascoltava, c'erano indici di ascolto molto elevati. Don Tano. Don Tano che è un uomo di grande fede, di fede immensa, un uomo che crede fino in fondo nella divinità, che crede fino in fondo nei santi, che crede fino in fondo nella pace divina, nella pace eterna. Don Tano, Don Tano che prega. E rispetto alla potenza di questo boss eravamo piccoli pidocchio, piccole mosche, però siamo riusciti per un certo periodo a colpire nel segno. Allora Radio Out era una radio che si ascoltava sia a Terrasini che a Cinisi di nascosto. Chi la sentiva non doveva dire che la sentiva. Non pensavamo di riuscire a coinvolgere chissà quanta gente nell'ascolto della radio. Era forse più un bisogno nostro personale. È meglio onda pazza ascoltarselo a casa, belli tranquilli. Di questi tempi non è prudente frequentare i bar, eh? Nei bar la parola di Tano non era pronunciata, nessuno si permetteva. Per noi erano lo zimbello dei programmi. Anche questa è la politica. Come tu attacchi un mafioso direttamente? Cosa gli va a dire? E come si può attaccare la mafia? Sminuendola. E c'era Don Peppino Percialino, artista di intrallazzi e di montagna, che annusava un po' di cocaino. Sì, di cocaino, al naso. Sniffava, si dice sniffava, sì. Gridava: sono sempre un galantuomo, amico degli amici di Pantofo, presiedo una congrega, Lecce Homo, e adesso nel mio cul tengo un carciofo. Il cattivo tra loro non esiste, il cattivo è sempre al di fuori di loro. Sarà allora il brutto. I brutti siamo noi, i brutti siamo noi. In quel momento nessuno di noi pensava che la fase finale della nostra voglia di democrazia poteva essere stroncata da un delitto. Ce ne siamo accorti nel momento in cui è successo e per noi in un certo senso è crollato il mondo. Peppino aveva distribuito un volantino molto pesante in cui accusava badalamenti di essere esperto in lupara e traffico di eroina. Ma che fa, ti lamenti? No, no, non mi lamento affatto. Bada, bada, bada. A come ti lamenti? Eh sì, bada a come ti lamenti. Mio suocero è stato richiamato, è venuto qua a casa nostra Palazzolo, luogotenente di badalamenti. O ce la fai smettere, ci possono ammazzare? No. Tu non l'ammazzi mio figlio. L'unico piacere che ti posso fare è di buttarlo fuori di casa. Mio suocero ci comunica: devo fare un viaggio, però non vi dico né dove vado né cosa vado a fare. Veramente non ne potete più di sti chiamati, sti minacce di badalamenti. Signore in America, forse cercare protezione per un figlio. La cugina americana chiede a mio padre, a Luigi,
perché ti trovi negli Stati Uniti? Sta succedendo qualcosa a Peppino? Stiamo a ammazzare a mio figlio. E io ci disse che a mio figlio non hanno a toccare. Stanno ammazzare a me, non a mio figlio. Dopo che lui è rientrato, dopo un paio di mesi, mio suocero è morto. Era stato investito da una macchina. Davanti alla porta della casa di Peppino, questi tre gradini erano pieni di gente che era venuta a fare le condoglianze. Ricordo Peppino che si scaglia contro queste persone cercando di allontanarle, dicendo: con quale diritto siete qui, voi che l'avete ucciso non potete essere qui davanti alla mia porta in questo momento. Noi che tentiamo di tenerlo senza riuscire a tenerlo, perché la sua rabbia in quel momento era talmente tanta. Mio padre era diventato un pericolo per l'organizzazione mafiosa. Appena lui è morto, io ho capito che veramente Peppino era a rischio. La sera, la notte e la mattina. Eravamo stati tutto il pomeriggio a Radio Out, come ogni pomeriggio. L'8 maggio Peppino aveva rilasciato un'intervista a un'altra radio di Terrasini. E la stavamo ascoltando e poi si stava discutendo, gli hanno tagliato delle cose che aveva detto. Era stata censurata tutta la parte che riguardava i nomi dei mafiosi e la presenza mafiosa nel nostro territorio, per cui erano sparite le parole di Peppino. Lui doveva andare in paese perché aveva dei parenti americani da salutare e poi alle 9 avevamo un'assemblea per parlare di un comizio per la campagna elettorale. Erano quasi le 8 di sera, abbiamo pensato, vabbè, andiamo a mangiare qualcosa, ci rivediamo qua fra un'oretta. Ci siamo lasciati così, lui è partito prima, è uscito dalla scala, l'abbiamo visto andare. Dato passaggio in macchina fino a casa mia, cioè poco sotto la radio, l'ho salutato, ho avuto l'impressione che fosse seguito da una macchina nera di grossa cilindrata. Dopo quel momento non l'ho più rivisto. Nel frattempo era venuto Giovanni Riccobono. Un compagno nostro, tutto preoccupato, cercando Peppino, ancora non ci eravamo divisi, solo lui se n'è andato e qualche altro. Quando Giovanni è arrivato alla radio, lo abbiamo visto molto agitato. Ci ha detto ci doveva dire qualcosa di importante. Peppino non c'era, dice, ma io devo dire qua c'è una cosa, che cos'è questo? Il pomeriggio dell'8 maggio a me è stata fatta da parte di un mio parente una raccomandazione di non andare in paese perché quella sera sarebbe successo qualcosa di grosso. Questa cosa l'abbiamo subito avvertita come un brutto segnale. Con questo problema, questa paura, ci siamo rivisti e siamo andati a cercare Peppino subito. Abbiamo chiesto a qualcuno che conoscevamo in giro se lo avevano visto a Cinisi, ma nessuno lo aveva visto e quindi cominciavamo a preoccuparci. Peppino aveva ricevuto minacce in passato e pochi giorni prima la sua macchina, la 850 Fiat, era stata sabotata. Qualcosa di strano era successo. Peppino non era il tipo da ritardare. Con altri due siamo andati a Cinisi, sono andato a casa di Peppino. Verso le 10 bussano alla porta, io vado ad aprire ed era Giovanni Riccobono. E io ho chiesto di Peppino, dice no, Peppino non è venuto. Perché non è venuto? C'era la cugina, aspetta. E subito da quel momento ci è venuto proprio il panico.
Mi sono preoccupato quando sono venuti i compagni di Peppino a cercare Peppino, dicendo che sì, lo cercavano per una riunione importante che ritardava. E ci siamo messi a cercarlo anche fuori di Cinisi, nelle campagne, a mare e in tutte le trazzere. Siamo arrivati proprio anche fino a lì dove è stato ritrovato, qualche 100 metri prima. Siamo entrati in questa stradina, molto piccola, sterrata. Non si vedeva la fine della strada, pensavamo che la strada morisse là e siamo tornati indietro. Sul tardi abbiamo sospeso le ricerche, ma eravamo disperati perché ci aspettavamo qualcosa di terribile, insomma. Peppino si è allontanato e la sera alle 8 dalla radio da Terrasine per andare a Cinese via Lungomare Magaggiare, salire a Cinese, a casa non ci è arrivato. Eravamo certi che l'avessero preso, che l'avessero come tipo lupara bianca. Quella notte non abbiamo dormito. Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato. La mattina, mentre io stavo andando a lavorare, verso 7:30, incontro un'amica mia, Fanny, che veniva a Terrasina a avvisare che era stato trovato Peppino saltato in aria dalla ferrovia. Gli hanno fatto fare il botto. E quella è stata la giornata più brutta della mia vita. Thank you.
una cosa che ho vissuto in maniera traumatica, insomma. No, Peppino non era capace di fare l'attentato. Peppino lo fece ammazzare badalamente. Noi abbiamo puntato il dito su di lui e anche su altri mafiosi come gli unici possibili mandanti dell'omicidio di mio fratello Peppino. La comunicazione giudiziaria che arriva immediatamente dalla Procura Generale di Palermo è un atto che vede Peppino impastato come un terrorista. Successivamente invece si dice che è stato suicidio. Siamo andati sul posto, non ci hanno fatto mettere piede, era tutto assolutamente circondato. Un sottufficiale ci vide avvicinare e ci bloccò subito. Ha detto: voi vi fermate qua, non potete andare avanti. Vi dovete presentare immediatamente alla caserma di Cinisi. Siamo stati portati tutti in caserma, siamo stati tenuti tutti in caserma perché eravamo noi attentatori. Chi dirigeva le indagini forse voleva fare la sua carriera politica inventando un bel covo terroristico in Sicilia dove non ci sono stati mai terroristi. Quella notte è stata perquisita casa Impastato. Sono state perquisite le case di tutti i compagni. Non è stata perquisita neanche una casa di un mafioso. Non furono perquisite le cave, quasi tutte in mano ai mafiosi, nonostante che un rapporto scritto da un sottufficiale avesse detto esplicitamente che l'esplosivo su cui era esploso il corpo di Peppino era esplosivo da cava. Ricordo di essermi recato presso tutta la tipografia della zona che non hanno voluto stampare un manifesto. Manifesto in cui dicevamo che Peppino era stato assassinato dalla mafia. Ricordo mia madre che venne ad aprirmi a dirmi: sentiste, hai sentito l'amico tuo? Voleva fare saltare in aria il treno che portava gli operai a Palermo. Quindi la raffinatezza del piano era non solo ucciderlo, ma distruggerne anche la memoria e il lavoro politico. Questa è una montatura, questo è il terrorista suicida. È un omicidio di mafia, perché per 10 anni alla radio e in altre attività Peppino ha denunciato continuamente, incessantemente, i traffici, le attività mafiose. I mafiosi di Cinisi sono notissimi, il loro capo, riconosciuto, notorio, si chiama Gaetano Badalamenti. Di quella mattina ricordo noi che giravamo con le buste di plastica della spesa dove mettevamo i pezzettini, perché erano più di pezzettini non trovati. Nel momento in cui gli inquirenti andarono sul luogo del delitto furono trovati pochi resti. La maggior parte furono trovati successivamente dagli amici di Peppino Impastato, che li cercarono rischiando anche. Non ci siamo arresi perché Peppino era stato ucciso, noi lo sapevamo, eravamo sicuri. Quando sono arrivato io c'erano soltanto alcuni operai che stavano finendo di sistemare i fili elettrici, il binario era già stato rimpiazzato, era un po' tutto a posto. La scena era angosciante. Ricordo ancora le budella che pendevano da alcuni fili, le agavi spruzzate di sangue, i pali elettrici spruzzati di sangue. Così ho cercato di fotografare, preso dall'emozione, preso dallo sgomento, dallo spavento. All'interno del casolare vedemmo queste macchie di sangue sia su questa panchina in pietra, sia sul pavimento. Quanti sanno che la scena del crimine deve restare ferma fino a quando i rilievi non sono stati fatti. Non si tocca nulla, si fanno le fotografie, si raccolgono i reperti, si rilevano le impronte, si piglia il sangue, si analizza. Quando furono ritrovati i pochi resti per più in passato, nulla di tutto questo è stato fatto. Il primo atto di depistaggio fu la alterazione
della scena del crimine. Abbiamo chiamato i carabinieri che si trovavano ancora a piantonare il posto, chiedendo di prelevare quelle macchie di sangue per farle analizzare, perché supponevamo che potesse essere lo stesso sangue di Peppino, che Peppino fosse stato tramortito o ucciso nel casolare e poi posto sui binari. Per tutta risposta il carabiniere ci ha detto che quello poteva essere sangue mestruale, perché era un luogo appartato dove andavano le coppiette. Non lo doveva fare questo, questa morte così barbara. Ma con l'animale si fa così, a colpi di pietra a destra. La mattina del ritrovamento del corpo di Peppino era stato chiamato il necroforo comunale. Era entrato dentro il casolare, aveva visto due pietre insanguinate che erano state buttate a terra e le ha consegnate ai carabinieri dicendo: penso che Peppino sia stato ucciso qua con queste, ma di queste pietre non se ne ha traccia. Perciò trovassi tu il piede. Un piede proprio vicino non c'è un zabbino, un muro, era proprio, sì. Ho fatto il scoppio, partivo. La testa era tutta spaccata. La testa è piaciuta tante, piaciuta grave tante, nichi. Sì. Dove l'occhiale nel zabbare. E l'occhiale a chi l'hai dato? All'occhiale l'ho dato sempre. E scompariva pure l'occhiale. Dopo questo poi arrivavano i compagni di Peppino, sì. Dopo lui, che aveva fatto... O non erano fare i ciaseri. Allora non fare i ciaseri nudi, da che c'è questi chiavi? I chiavi trovai io. E l'hai consegnati pure. E consegnati pure la torretà. Tutto che c'era. E finirono pure le chiavi. E i chiavi scomparevano tutte le mani. Vedete i miei figli che cosa ne fissero, trovato lo pene. Questi sono gli elementi che mi fanno parlare ancora oggi di depistaggio, su cui indagini ancora non ne sono state fatte. Coloro che avrebbero dovuto fare le indagini hanno preferito chiudere un occhio, voltare la faccia all'altra parte, pur di non disturbare il potente mafioso di turno. Durante la fase, soprattutto la prima fase dell'istruttoria, le indagini non hanno brillato né per acume né per volontà di andare fino in fondo. Erano i tempi in cui il procuratore generale di Palermo diceva che la mafia non esisteva. Poi ci sono i retroscena inquietanti dell'omicidio del Peppino Impastato. Ci sono militari che hanno abilmente provveduto a depistare quelle indagini e a portarle su un altro versante. Dopo 9 mesi, ufficialmente, e l'inchiesta viene formalizzata per omicidio contro ignoti. Il dottore Chinnici capisce bene di che cosa si tratta e la qualifica come omicidio. Mamma Felicia fino al funerale non ha versato una lacrima, però era ammutolita. Si aspettava che arrivasse il feretro di Peppino per iniziare i funerali. C'erano anche i parenti di mio suocero qui dentro, impastato. Una delle cugine di mia suocera comincia a buttare voci. Mamma mia, quanti sono? Ci siamo affacciati per il corso ed è stato un momento di un'emozione unica, perché vedo salire dal corso un corteo. Compagni sono venuti da tutta la Sicilia e poi sono saliti con striscioni gridando: Peppino è vivo e lotta insieme a noi. È vivo, lotta insieme a noi. Le sue idee non moriranno mai, fino a casa nostra. E da qui poi è partito il funerale. Appena sono entrati i compagni, alcuni parenti nostri di mio suocero, di mia suocera, sono scomparsi, hanno avuto paura. Da quel momento la rottura con i parenti di un certo tipo. Ho provato una grande amarezza quando ho visto che c'era poca gente del mio paese, qualche amico di Peppino, qualche giovane, i suoi compagni. Cinesi in quel momento ci ha isolato. Sole, manco uscire di casa.
erano le compagne, qualche ventina di, insomma, di amici forse no. E poi basta. No vendetta, giustizia sì, e la voglio. In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 533-535 codice procedura penale, dichiara Badalamenti Gaetano colpevole reato di omicidio premeditato di guida e lo condanna alla pena dell'ergastolo nonché al pagamento delle spese processuali. Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena, ordinando la pubblicazione delle... Veramente il boss dei due mondi, non lo posso circoscrivere a Cinesi. Gestiva grossissimi interessi economici, speculazione edilizie, traffico di droga, armi. Le persone come Badalamenti li abbiamo sempre chiamati dalle nostre parti i malacarne. Che Badalamenti fosse il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato, molti nell'immediatezza l'avevano denunciato con cognizione di causa. Fino a quando non sono arrivati i collaboratori di giustizia, noi non avevamo le prove sufficienti per portare alla sbarra coloro che avevano ordinato l'uccisione di Peppino Impastato. Se Palazzolo Salvatore non ci avesse detto che a dare l'ordine era stato Gaetano Badalamenti, se questa cosa non ce l'avesse confermata anche Di Carlo e poi Mutolo, non avremmo potuto scrivere una pagina del genere. Noi abbiamo fatto una scelta di focalizzare in quel momento, nel 78, la responsabilità di Gaetano Badalamenti e dei suoi uomini e siamo riusciti a portarli a condanna. I familiari di Peppino Impastato, che avevano sempre detto che era stato Badalamenti, trovano riscontro nella verità processuale alla verità che loro gridavano. Quello che ho fatto in vita mia lo ritornerei a fare. Credo di non avere fatto male e avere sempre cercato di fare bene. Possibilmente facendo bene ho fatto male, chi lo sa. Se dovesse nascere l'idea che con la morte di Badalamenti la mafia cinese non c'è più, accantoniamola. Lunga è la notte, è senza tempo. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Non sarà il gelido vento a riportare la luce, né il canto del gallo, né il pianto di un bimbo. Troppo lunga è la notte, senza tempo, infinita.